Salve a tutti! Allora, in questo video parleremo di un argomento abbastanza interessante e importante. Per chi non conosce questo argomento, è una cosa da tenere in considerazione perché fa mantenere la nostra distribuzione OpenSUSE in maniera corretta e parleremo di come si effettuano gli aggiornamenti. Allora, il mio presupposto è che stiamo utilizzando KDE Plasma e che ogni tanto arrivano i messaggi di aggiornare e c'è un widget che parte e con la sua calma fa il controllo e dà un segnale: hai 120 aggiornamenti da fare. Ok. Allora, la cosa che io consiglio a tutti è: ok, quel widget vi consiglia di aggiornare 120 aggiornamenti, fai dei file aggiornare, diciamo, ma io non li faccio da là. Cioè, non prendo il widget, ci clicco sopra, clic 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 e faccio gli aggiornamenti, perché quel widget non è interattivo, quindi se c'è bisogno di rispondere a qualche domanda, tipo correggi qua, correggi là, e momentaneamente non riesco a scaricare quel file e riprova, non lo fa e genera errore. Allora un utente base 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 dice: che merda di distribuzione, scusatemi il termine, però il concetto di base è usare il terminale. Il terminale, questa bruttissima cosa. Per questo motivo adesso andremo a vedere come si usa il terminale, ma è semplicissima la cosa. Allora, un attimo che mi sposto. Mi metto qua in alto e apriamo un bellissimo terminale. Ctrl-Alt-T e si apre il nostro bellissimo terminale. Allora, adesso lo ingrandisco in modo che si veda bene tutto. Allora, come funziona? Ma lo faccio in maniera molto semplice. Allora, il comando per fare gli aggiornamenti è zipper. Allora, funziona in questo modo. Servono gli IT della super mucca, quindi scrivete sudo zipper con due P, ok? E successivamente si possono mettere vari comandi vicino. Allora, il primo che io consiglio di usare ref, che è refresh praticamente, e serve per ricaricare la lista degli repository. Ok, che ci chiede la password. Ok, e ricarica la lista degli repository. Ok. Fortify IsRPM è un fake repository, falso diciamo, perché da un repository di OpenSUSE Tumbleweed viene ricreato il file e poi ogni volta che si esegue il terminale Fortify IsRPM viene creato l'aggiornamento deb che poi viene convertito in RPM eccetera eccetera, quindi quello non lo guardate, però tutti gli altri repository sono stati aggiornati. Ecco, in questo modo qui ho la sicurezza che quando farò l'installazione degli aggiornamenti saranno coerenti con i repository aggiornati. Poi se siete in lib fate sudo zipper app. Così, sudo zipper app, fate invio e andate avanti e funziona tutto. Se siete in Tumbleweed, fate dapp e farà quello che deve fare. Allora, io sono in dapp, o meglio, sono in Tumbleweed, quindi devo fare dapp. Vediamo cosa combina. Ok, a me ha detto: guardate che c'è un blocco. Pacchetto bloccato,
Ok, però a parte questo, che ho fatto apposta a bloccare quel pacchetto per farvi vedere questa cosa qui, non voglio che venga aggiornato quel programma, quindi è bloccato. Vabbè, ma non è niente di strano. Per il resto non c'è nessuna operazione da eseguire perché non ci sono aggiornamenti. Se ci fossero, lo dice e dice cosa fa, cosa combina, cosa leva, cosa aggiunge. E spesso leva un pacchetto A e lo reinstalla. Quindi nella lista delle reinstallazioni vedete la versione più aggiornata. Quindi guardate bene perché uno non dovete pensare, ah, mi leva KDE Plasma. Ok, magari dopo lo reinstalla. O non fate il contrario, che non guardate, non capite che sta disinstallando KDE Plasma perché avete fatto voi i pastrocchi e non lo reinstalla più, e quindi rimanete senza desktop grafico. Allora, ci sono altre cose da vedere rispetto a questi comandi banali, che sono: 1. Avete altri repository esterni? Sì, io ho almeno Pacman. E se siete musicisti avete anche il GeekosDO come pacchetto di repository, come repository di pacchetti esterni. Okay? Quindi vi consiglio di mettere meno meno allow vendor change, e così siete a posto, perché se un programma è su Pacman o su GeekosDO, li switcha a quei pacchetti, quei repository lì, perché sono più importanti. Ok, questo è il discorso. Poi io dico un'altra cosa per i pigri. Pigri, è che alle volte Pacman non si allinea, quindi escono fuori dei messaggi, guarda che devi fare downgrade di un po' di cose. Allora, per evitare che vi escano fuori i messaggi e poi voi sbagliate, fate disinstalla meno meno force resolution. Questo è il comando. Ok, questo è il comando completo. Allora, la cosa figa di questo comando tutto completo è che all'inizio abbiamo fatto il ref, cioè sudo zipper ref. Potrei anche scriverlo così: sudo zipper ref e che vuol dire concatena, doppia e commerciale. Così praticamente il sistema fa tutte le cose che deve fare. Per me questo è il comando corretto, e metterei solo up per leap al posto di dap, ma questi sono i comandi da eseguire. Allora vediamo cosa combina così. Vabbè. Ok, altrimenti avrebbe dato la lista delle cose che avrebbe voluto cambiare di fornitore da sistema a Pacman, per esempio, poi la lista di quello che elevava, la lista di quello che aggiungeva e magari anche separatamente kernel, per dire devi riavviare il computer perché aggiornerò il kernel. Ok, questa è la procedura e funziona. Funziona sempre in questo modo qui. Allora, sono stato veloce? Sì, perché queste per me sono le informazioni minimali e semplici da dare a una persona per cominciare a usare gli aggiornamenti in maniera corretta. In un prossimo video magari farò una versione evoluta di zipper e come si bloccano i pacchetti e tante altre cose. Per questo video tutorial è tutto.